tanti ritornelli. Buona domenica e benvenuti anche in questa bella domenica ritornelli. Che ne dici, Paola? Domenica è sempre domenica. È sempre domenica e dopo la domenica c'è lunedì. Ma ci siamo domani noi, puntuali, sì, su tutte le reti, tutte le ore del giorno e della notte? Noi ci siamo tutti i giorni, ci siamo io, Luciano Nelli, Paola Belloni Paola. E anche la nostra assistente che è lì che dorme, non si vede perché tanto lei... Quando sta giù, sta giù. Teniamo la riposa. Ma non è tanto bello, potranno pensare che siamo altamente noiosi. Perché? Se lei dorme sempre, scusami, durante tutte le guarda, puntate. Devo dirti la verità, che spesso e volentieri, io non è che guardo molto la televisione, ma quando mi metto a guardare la televisione, spesso e volentieri... Fai come Paola? Mi prende un po' da biocco anche a me. Quindi siamo negli standard, va benissimo. Siamo negli standard. Leggiamo il menù del considerato tour. Che la Paola è anche un cane, e quindi... Ma diciamo che avvezza alla musica, forse per lei è la, come dire, la quotidianità. O abbaia o dorme. No, beh, no, dico abbaia, sapete, perché abbiamo fatto una festa di piazza meravigliosa dove tutti interessati ad ascoltare. Anche la lei musica, eccetera. Voleva cantare? Lei no, lei fa... Voleva cantare con noi. Ma voleva cantare. Però c'è da dire una cosa, che cantava con un cane, cantava da cane. Dopo questo andiamo col menù del lunedì. Vediamo col menù del giorno, domenica, dai. Non del lunedì, ma che del lunedì? No, qui c'è da lunedì. Punto. Domenica. Lunedì domani. E domani, forse. Allora, partiamo con Anna Maria Allegretti, poi Jukebox Dedic con Rosy Velasco. Mm. Poi abbiamo un bivacco. Bivacco. Ah. Bivacco. No, bivacco, se non sbaglio, era quando ci si fermava nel bosco, nel a dormire. Nel bosco a dormire fuori, certo, sì, sì. Poi io farò una bella baciata. Poi abbiamo Enrico Faggioni con la sua canzoncina Viola e gli Armoni, medley della Bottega dell'Arte. Mm. Carissimi amici. Amici. Allora partiamo. Partiamo, dai. Luciano. Partiamo con Anna Maria Allegretti che ci fa ascoltare Carioca. E vai, ama. Portami dove si tocca.
E arriva giù Boss Daddy, che vediamo chi ci ha scritto per oggi. Che in cosa questa ci hanno domenica mandato? Arriva un SMS da Cristina di Sarzana. Di Sarzana. La Spezia Liguria per il suo compagno Maurizio. Buongiorno, vorrei dedicare al mio compagno Maurizio la canzone Pazza di te di Rosy Velasco. Grazie, complimenti per il vostro programma, siete bravi e simpatici. Tiè. E grazie, anche tu. Cristina, grazie dei complimenti, Pazza di te ce l'abbiamo, l'accendiamo proprio per te. E allora... Jukebox, dediche. Questo mi sembravi tu, oggi sei così importante che non ci ragiono più. Un amore quando nasce non sai mai che strada fa, giorno dopo giorno cresce sino alla felicità. Sono pazza di te. Allora, ci troviamo in mezzo alla campagna, dove quella c'è... Quella piemontese, forse. E c'è anche una bella pineta. Ecco. E noi in questa bella pineta, a un certo punto, decidiamo di fare il bivacco. Il bivacco. Il bivacco. Ma non ci siamo non solo noi, c'è anche Eva For You. Nome molto originale di questa orchestra. A parte gli scherzi, una bellissima orchestra della provincia di Alessandria. Adesso andiamo ad ascoltare... Bivacco. Bivacco. Yeah.
una bella baciata. E noi devo dire che io questa versione, questa baciata l'ho fatta in due versioni, una in spagnolo molto più anche aggressiva e una in italiano diciamo un po' più tranquilla, però devo dire che alla fine riscontrato durante le nostre serate quella che ballano meglio e che piace di più è proprio questa in italiano. Una promessa. Una promessa. Tutto il tempo che passa è il tempo migliore se resto con te. Se il nostro amore sarà infinito, solo il tempo lo dimostrerà. Non servirà una promessa o un giuramento di fedeltà, perché ogni giorno lo confermerà. Sentimento d'intensa passione non si confonde con una illusione. Tu per me sei l'unico valore che ti allontano ogni dolore. E se un dubbio dovesse arrivare, una carezza potrebbe alleviare. Ogni piccola ferita scomparirà se mi curerai. Se il nostro amore sarà infinito, solo il tempo lo dimostrerà. Non servirà una promessa, un giuramento di fedeltà, perché ogni giorno lo confermerà. Se l'amore è pazzia, voglio perdere il senno per te, tutta la vita nella follia. Questo è il premio che voglio da te, il mio giuramento di fedeltà. Una carezza per me. E arriva il nostro Enrico Fagioni direttamente da Livorno. Io penso che lui adesso che è finita l'estate da un paio di mesi, io credo che lui adesso inizi a fare il bagno sicuramente invernale. Principalmente verso gennaio, quando il verso clima, gennaio, come dire, dicembre, gennaio, quando fa proprio freddo, lui va a fare il bagno, perché fa parte di quel gruppo di quelle cosiddette persone forsennati, li chiamiamoli così, non so perché, che vanno a fare il bagno d'inverno. Non beccano mai un'influenza. Ma mica ci vanno d'estate, come magari ci andiamo tutti noi, no? A gennaio. Vabbè. Sai però, Luciano, perché vanno a fare il bagno così facilmente? Perché non hanno neanche il problema, almeno lui, di asciugarsi la capigliatura. Questo era, dammi il mio ferro, riccia capelli, Enrico Fagioni. Enrico Fagioni con la sua canzoncina, e grazie. Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Oggi è un interprete romano, ma vabbè, c'è poco da dire. Nino Manfredi. Per far la vita meno amara, me so comprato sta chitarra. E quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca mantonata, non serve a fare una serenata, ma solamente a fa maniera, e fammi un sogno a prima sera.
canto per cantare, perché mi sento un friccico nel cuore. Canto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva de bugie. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina, la migliore medicina è ascoltar la canzoncina. E che sei il vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E che sei il vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi distrusi il vecchio il giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino e spesso il pane, per chi diceva o sete o fame. La 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 la. Di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro le spalle un pescatore. Dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra di un cortile. La 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 la. Vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se di vicino fosse passato un assassino. All'ombra dell'ultimo sole se l'ha assopito un pescatore, che aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Che aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. La 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 la. The drummer is Enrico Montanaro! La 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 la. E adesso arriva Viola e gli Harmony che ci fanno ascoltare questo bel medley della Bottega dell'Arte. Tra l'altro un videoclip girato da Canzonelli e quindi lo andiamo a vedere tutti insieme. La voce è quella di Giuseppe. È ovvio, il genere è il suo. Che dolce lei, col suo tu dicesti a me, è tanto tempo.
lo sai che voglio bene a te. E stavi lì baciata, non mi guardavi più, un fiore tra le dita, una bambina tu. Com'eri dolce quando, più piccola che mai, le labbra un po' socchiuse, in cerca di un perché. Guardandomi dicevi, lo so che riderai, stanotte ti ho sognato, dormivi accanto. Con questo, cari amici, vi salutiamo. Grazie di essere stati anche in questa bella domenica con noi. Domani inizia un'altra settimana, sì, e ritornelli sono sempre qua. Per voi. Ciao a grazie. Tutti. Grazie. Ciao. Grazie Paola. Grazie Luciano, grazie pubblico. E grazie Paola. Che... Ciao Topo. Ciao. Quanti ritornelli